Nel cuore dell'annuncio cristiano c'è la Pasqua, la risurrezione di Gesù è al centro della professione di fede. Tutto l'atto di fede, il credo, si articola a partire da questo annuncio: Gesù è risorto. E questo annuncio noi lo ripetiamo ogni domenica nella celebrazione della Santa Messa. Annunciamo la tua morte, Signore, e proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Questo messaggio vi raggiunge nella festa della Pasqua. È dunque un annuncio di gioia, ma è anche un invito alla gioia, quella gioia che riempie il nostro cuore, perché lo riempie di vita, di una vita vera, di una vita che non tramonta. Di questa vita il nostro cuore ha sete. E il Signore risponde alla nostra sete. Egli ci viene incontro, così come fece con i Suoi apostoli nel Cenacolo a Gerusalemme. Cammina insieme con noi come i due apostoli verso Emmaus. Ecco, i due apostoli che andavano a Emmaus avevano il cuore turbato, erano tristi, delusi, depressi. Per alcuni aspetti anche noi ci sentiamo simili a loro. Ormai da 6 anni viviamo in una crisi che ci è stata sempre promessa come crisi che termina, e invece in questi mesi, in questi anni, l'abbiamo veduta crescere e ne sentiamo il peso. Tante nostre famiglie ne avvertono il peso. Durante la visita pastorale ho sempre l'occasione di incontrare i gruppi delle nostre Caritas parrocchiali. In queste settimane a Nettuno, il centro di ascolto a Nettuno, ed è un test significativo delle ripercussioni nelle nostre famiglie di questa crisi. Si sente addirittura la gravità nella difficoltà a reperire beni di prima necessità da distribuire alle famiglie più povere. Ma non è tanto e non è soprattutto di cose che sentiamo il bisogno, non sono soprattutto i beni materiali quelli che ci mancano. Ciò che fa avvertire ancora di più la gravità della crisi è quella miseria morale, quella miseria spirituale, che è in qualche maniera il colore della crisi materiale. Lo ha sottolineato anche il Papa nel messaggio che ci ha dato tempo fa, perché ci accompagnasse nel tempo della Quaresima, che nel giorno di Pasqua volge a termine. E allora, se sentiamo il bisogno di cose materiali, di beni materiali, io direi che ancora di più dobbiamo avvertire il bisogno di relazioni nuove che possiamo ottenere, ravvivare con incontri nuovi. E per rendere nuovo un incontro c'è bisogno di noi, della nostra buona volontà. La novità e la bellezza dell'incontro e della relazione possiamo darla noi. Sapere che ogni volta che ci mettiamo accanto a qualcuno dobbiamo essere i portatori di quel lieto annuncio. Dobbiamo ripetere ciò che i cristiani fin dal principio hanno detto l'uno all'altro, a partire dall'evento della Pasqua: Gesù è risorto. È anche l'augurio che io rivolgo a ciascuno di voi, alle nostre famiglie, e penso soprattutto a chi è solo e chi è ammalato. In questo anno in cui nella diocesi stiamo riflettendo sul significato e sul valore dell'assemblea domenicale, vorrei rivolgere un invito a celebrare la Pasqua non soltanto oggi, in questa data annuale, ma ogni domenica è Pasqua. Ogni domenica noi siamo chiamati a incontrarci, a
vivere la speranza, ad annunciare l'uno all'altro, sempre con gioia, che Cristo è risorto.